nella vita della città? Certo, io se dovesse, diciamo, capitarmi un periodo forzato di sospensione formale, che sarà comunque breve perché abbiamo fatto delle valutazioni che comunque ci lasciano molto fiduciosi, io attiverò una fase di rigenerazione amministrativa, cioè starò molto per strada, che credo che sia utile ai cittadini e utile anche a me, perché poi stare molto tempo certe volte a lavorare qui dentro, a firmare, a leggere carte, delibere, ti sottrae magari dal tempo che puoi dedicare ai tuoi concittadini, quindi saranno due mani in più per strada e questo lo farò nelle prossime settimane, ci organizzeremo in questo modo, però un passetto, cioè una cosa alla volta. Sarà sindaco, il vice sindaco? Ha deciso chi assumerà? No, non ho deciso niente perché non ho avuto ancora niente. L'ultima cosa che voglio chiedere, chiedo scusa, lei oggi ha parlato di prenditori e di imprenditori. Nello specifico, lei ce l'aveva con qualcuno? No, facevo un ragionare. Nella vita ne ho incontrati diversi, soprattutto quando facevo il magistrato, ma anche adesso come si dice, imprenditori. È una categoria un po' pericolosa per l'economia reale e per la stessa democrazia. Cioè sono quei soggetti che stanno lì a creare rapporti politici e istituzionali, prendere soldi, spenderli male, certe volte non spenderli proprio, farli restituire indietro e creare anche un blocco asfittico e qualche volta anche criminale. Invece gli imprenditori sono quelli che sempre di più vedo crescere nella nostra città, cioè imprenditori, come dire, che investono nella città in cui vivono, rischiano, lavorano in sinergia con le istituzioni. Ho fatto un esempio delle Dell'Andia, un altro impegno che avevamo preso, pochi ci credevano, con la nostra determinazione abbiamo portato a casa la fattoria didattica zoo, portato a casa Mostra Oltremare, Ippodromo di Agnano, tra qualche giorno chiudiamo anche Terme di Agnano, Pala Argento, e poi andremo tra qualche tempo a fare questa invasione pacifica sull'ex area NATO che restituiremo alla città. A San Paolo. San Paolo dipende molto anche da Aurelio. Qui appunto prenditore e imprenditore, da Aurelio, come lo definisci? No, non è utile che me lo chiedi perché io non ho avuto nessun altro. Deve ancora decidere, no? Io questa è la domanda. Sul vice sindaco c'è ancora decidere. Io non ho avuto nessun altro, quindi non riesco a capire. Allora, nel caso in cui, diciamo, le arrivi, nel momento in cui le arriva, lei deve ancora decidere chi sarà. Io decido quando le cose arrivano, c'ho tanti problemi per la testa, questo è il minor problema che ho. Ma il fatto che l'abbia annunciato a fare un Parlamento è un fatto rituale in qualche modo che abbia colpito? Guardi, io vi devo essere sincero, io in queste ore, io capisco che Bubbico dice che il sindaco è un po' folle e io qua gli rimando la velenosa argomentazione citando Luigi Settembrini, un grande scrittore napoletano, che disse che in alcuni momenti storici forse è meglio affidarsi ai folli che ai sani, perché se i sani sono quelli che in questi giorni stiamo leggendo sui giornali, io preferisco essere anche un po' folle nella mia città. Quindi io in queste ore sono preoccupato sui problemi della città. Cioè Alfano dice in Parlamento quello che ritiene, ma io se annunci, puoi annunciare, sento di dire tutto in questi giorni. Quando arriva un provvedimento formale, io commenterò il provvedimento formale, farò i miei passi successivi. Insomma, io l'unica cosa chiara è questo: non so quello che faranno gli altri, so quello che farò io. Cioè io non mi dimetto, farò il sindaco di Napoli fino al 2016 e starò di più per strada a fare il sindaco tra i cittadini. Punto. Poi il resto quello che faranno gli altri non posso prevedere. Sindaco, non ho la palla di vetro. In altre regioni i sindaci sono stati sospesi 7 mesi dopo il provvedimento di condanna. Esatto, Napoli, questa è l'efficienza della politica governativa, che vi devo dire? Se così accade sarà una sospensione lampo. Ci sarà un sindaco lampo sospeso per strada. Perché poi arriva nei giorni in cui ci sta la BCE napoletano, c'è una grande attenzione anche internazionale sul Napoli. Beh, insomma, io non sono un grande sostenitore delle banche internazionali, questo è noto. Forse temevano che potesse andare a fare un discorso per il superamento dell'economia liberista, perché si possa creare un'economia dal basso, un'economia alternativa, forse per dire che un sistema bancario ci sta strangolando a livello internazionale, forse che i poteri democratici sono stati espropriati dall'Europa, forse che a Napoli c'è un sindaco anomalo e atipico, forse avevano paura che facesse un discorso di benvenuto. Al massimo li avrei salutati, li avrei detto benvenuti a Napoli ospitiamo tutti, Napoli è la città più bella del mondo, vuol dire che mi tolgono da questo imbarazzo. Ma domani sarà tra me e il sindaco per strada. Hai un'agenda per domani? Ma perché mi volete far fare? Io fino a mo' non prevedo il futuro. Qualcuno, sono magistrati che mi hanno condannato, forse perché pensavano che io fossi Mago Merlino,
che potevo sapere che delle utenze che un consulente mi diceva di acquisire fossero di parlamentari. Quindi se adesso sta passando l'idea che il sindaco prevede il futuro, io mi metto paura di me stesso, perché io vorrei vivere senza prevedere il mio futuro. Cioè vorrei vivere nell'imprevedibilità, che è tipica dei momenti folli come questo. L'ultima domanda, sono da uomo di legge che conosce le leggi, rispetto a me sono molto ignorato. Uomo di giustizia, perché uomo di legge onestamente non lo considero più un complimento. Diciamo un uomo di giustizia. Per quanto riguarda una cosa che è accaduta 7 anni fa, e scatterà comunque la prescrizione, tu hai fatto dei calcoli. Ma perché mi volete fare? Io non ho capito, ma è una cosa a volta. Io sono sindaco adesso, nel pieno delle mie funzioni. Può essere che fra 24 ore sarò sindaco sospeso. La prima cosa è fare Roma, che appiano un caffè sospeso. Poi vediamo. Posso solidarietà col caffè quando vengo.